Iniziamo questa nostra giornata come dovremmo fare ogni mattina, con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Diciamo insieme: risanaci, Signore Dio della vita. Risanaci, Signore. È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Risanaci, Dio della vita. Risana, il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuno per nome. Risanaci, Signore, Dio della vita. Grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza, la sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato ad essere misericordiosi come il Padre Celeste, e ci hai detto che chi vede te, vede lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro, l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura. Il tuo sguardo fece piangere Pietro dopo il tradimento e assicurò il paradiso al ladrone pentito. Fa che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla Samaritana: se tu conoscessi il dono di Dio. Tu sei il volto del Padre, del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia. Fa che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. In questo momento vogliamo ricordare tutti coloro che sono nel cielo e che hanno sempre tenuto alla festa. Vogliamo ricordare tutti i defunti, in particolare coloro che hanno svolto un servizio dentro questa festa ogni anno. L'eterno riposo dona loro, Signore, splendere la luce, la nostra pace. Affidiamo a San Giuseppe e alla Madonna che tra poco incontreremo tutte le nostre famiglie, tutte le situazioni difficili che ognuno si porta nel cuore. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ecco, adesso saliamo la parrera. E per noi credenti vuole ricordare la via di Gesù verso il Calvario, ma anche la via di Gesù verso il Tabor. Sono due
immagini collegate per quelli che dobbiamo imparare a ritrovare i significati di quelle, delle cose che facciamo. Saliamo il Calvario con Gesù e siamo certi che se camminiamo con Lui nel Calvario possiamo anche raggiungerlo nella risurrezione. Preghiamo perché possiamo arrivare al cielo tutti. Thank you.
Thank you.